Questo è un luogo di accoglienza, ma oggi si vuole anche far emergere il senso e il significato di questo parco. I diritti umani da una parte e i diritti della natura dall'altra parte. Sono un binomio inscindibile. Allora l'accoglienza, che è la vita che accoglie la vita delle persone, che riconosce la fragilità, la sofferenza di molte persone, l'accoglienza è il riconoscimento delle persone. Ma dall'altra parte anche la tutela dell'ambiente e della natura, perché è quello che ci permette di dare ossigeno, di dare vita, di dare spazio. Un parco per giocare, ma anche un parco da vivere, da tutelare. È un piccolo territorio, ma che non ci fa dimenticare che le due dimensioni si allargano sulla faccia della terra, perché parliamo dei diritti a fianco dei doveri. E i diritti sono importanti e fondamentali. Ben venga questa accoglienza che risponde a dei problemi delle persone, ma noi chiediamo alla politica che si assuma la sua parte di responsabilità. Non vogliamo essere gli ortopedici sociali, quelli che tamponano le situazioni, sempre disposti a inventarci di tutto per andare incontro alle fragilità delle persone, ma nello stesso tempo chiediamo alla politica che si assuma la sua parte di responsabilità e di rimuovere le cause che creano tutte queste situazioni di fragilità, di povertà e di marginalizzazione. Non occuparsi solo degli effetti, delegandoli ad altri, costruendo delle responsabilità insieme, ma soprattutto rimuovere le cause. È il compito che ci ha affidato la Costituzione, è il compito che la Costituzione sottolinea, soprattutto nell'articolo 3 della nostra Costituzione. Allora qui oggi si vuole vivere un momento di accoglienza della natura e l'accoglienza della vita, è un progetto di vita. Ci auguriamo tutti di diventare presto immuni dal virus, ma non immuni dalle responsabilità. Il cambiamento che noi sogniamo, desideriamo, oggi più che mai ha bisogno di ciascuno di noi, della nostra responsabilità e dei nostri impegni.